Partito, buongiorno a tutti. Vediamo un po', qualche inquadratura deve essere carina, se no sa di poco. Volevo intanto darvi un buongiorno. Sono le 5 del mattino, poco più delle 5, 5.04. E oggi per raccontarvi le mie esperienze, in questo caso in Inghilterra, vi volevo dire che là i neri, le persone con la pelle nera, non credo di offendere nessuno, nessuna persona, sono meglio, è sbagliato, sono, a me piacciono di più. I neri inglesi in Inghilterra mi piacciono di più perché sono, indovinate un po', più seri. Già fatto forse, cioè ho già detto in qualche video questa cosa. Io spero che voi capiate quello che sto dicendo. Sono più seri, forse hanno più libertà d'azione, però sono più seri. Si vede, sono gente che non scherza, ma quando dico che non scherza, non vuol dire, o che dico sono seri, non vuol dire che sono cattivi, non c'entra nulla. Solo che hanno un modo operativo di comportarsi che a Gabriele piace. Gabriele piace. I neri qua come sono in Italia, per quelli che ha potuto vedere con i suoi occhi? Meno seri? Sono seri, ma meno seri, diciamo. Sono sempre seri, però meno seri. Invece là c'è il top. E in Inghilterra i neri sono il top e a lui piace. I bianchi, pelle bianca intendo. No, gli italiani con la pelle bianca, quelli ho conosciuto io, già qua è diverso al nord. Il nord Italia è un po' diverso, però nelle zone più giù parlano, sempre a parlare, parlano. Mi danno fastidio a me, per quello che ho conosciuto io, chiaramente, opinioni personali come sempre. Laggiù come sono i bianchi? Seri, anche loro seri, ma seri non vuol dire che non ridano, eh. Seri nel senso, hanno un comportamento rispettoso, devono essere rispettati e tutto il resto, che non c'entra nulla, come qua in Italia non si può dire un discorso del genere, lo sapete, qua in Italia se si dice voglio essere rispettato, più ti credi di essere, sono delle sciocchezze da 4 soldi, anzi da meno, guarda, da 9 soldi, da un soldo anche, guarda, tutta un 2 soldi, roba del 2 soldi. Non dirvi questo, e vediamo, volete una storia per raccontare ai neri? Che prendiamo? Vediamo un po' se mi ricordo di qualcuno, si può prendere qualcuno, uno alla stazione, guarda, c'era la stazione di Vittoria, Train Station, non ero fisso là perché poi vi racconterò una zona troppa gente, lo sapete io dopo un po' troppa gente mi stucca, non è che mi stucca, mi dà fastidio, anche se sono bravi. Ed era uno, ma non è che era serio, nel senso era così, no, insomma è un altro modo operativo di comportarsi, mi piaceva anche lui, mi piaceva, lo vedevo camminare, viaggiare, controllare, faceva, non mi ricordo che cosa faceva. Controllava, insomma, era là, non lo so, aveva tipo sicurezza, roba del, non era proprio la sicurezza, ma insomma qualcosa faceva anche per quello. C'erano un bel modo, non è che si impongono, non è che si imponeva con la forza, si imponeva con il rispetto, con i modi di fare, sapeva, cioè, capito, proprio un altro ambiente. Inghilterra è un altro ambiente, davvero un altro ambiente. Ok, dai, io la chiudo qua, se no la fa troppo lunga questi video. Vi auguro di passare una buona giornata. Saluto anche lui se mi sta ascoltando, ma non credo che ascolti. Passate davvero una buona giornata. E se potete cambiate paese. Non si può dire, che in Italia è un paese libero in cui non si può dire nulla. Andate, però cambiate paese, ci sono posti tanto belli, veramente.